Ecco, ora che abbiamo fatto anche l'animazione, andiamo a prendere a cercare di costruire una mappa. La mappa, andiamo qua, mappa è vuota, creiamo una mappa nuova, quindi facciamo più. La mappa, prendiamo praticamente la mappa che abbiamo costruito e questa mappa praticamente ha degli elementi che sono costruiti. E con delle dimensioni praticamente che dovrebbe essere quella giusta, vediamo un po'. Ah no, vedete che non è 24x16, ma è praticamente facendo così ci permette di prendere dei quadratoni, invece noi dobbiamo prendere la metà di questa, quindi cioè, le dimensioni del blocco praticamente sono 8x8, 8x8. E una volta che abbiamo detto che sono 8x8, facciamo applica. A questo punto vedete che possiamo prendere i blocchi delle dimensioni esatte in cui è fatta la mappa. Ora, come funziona questa cosa qua? Si clicca, praticamente, per esempio, se si vuole fare una piattaforma fatta così, si seleziona e poi andando qua praticamente si mette, ad esempio, se vogliamo fare una piattaforma che parte delle piattaforme che sono così, praticamente si mettono le nostre piattaforme sotto. Se si vogliono arricchire con degli elementi, tipo la luna praticamente si mette lì, no? E si possono prendere i vari elementi e impostare a piacimento. Ad esempio, per fare una piattaforma un po' più alta, si può prendere questo pezzo, infilarlo qua, il pezzo di destra, filarlo qua, ad esempio, e si ottiene praticamente una piattaforma un pochino più organizzata. Se vogliamo mettere i vari effetti, tipo la zucca, quindi questi sono tutti gli ostacoli che possiamo mettere, e poi possiamo mettere in generale delle stelle, che poi vediamo questo, però si può fare come ha fatto vedere Michele, diciamo una seconda mappa, perché se si mettono degli oggetti in questo modo, diventano, come vedete, quel bordo. Tra l'altro disturbano un pochino perché coprono tutto il resto. Comunque, lavorando in questo modo potete infilare tutti gli oggetti, i fiorellini, ad esempio, anche potete mettere i fiorellini su dove volete e lo decorate come volete. Insomma, quindi a questo punto la mappa la costruite. Poi, una volta che avete la mappa del primo livello, ad esempio, questa potreste chiamarla livello 1, poi potete costruirvi altre mappe ai vari livelli e poi vedrete che con Quick si prendono mappe e giocatori e sprite e si lavora sopra. Questo è tutto per come costruire una mappa partendo da un'immagine con tutti i suoi componenti, come in questo esempio.